Un impegno economico che si aggira sui 3 milioni di euro per realizzare una sorta di monumento, un punto di riferimento per il Chitiscalo. Sì, con Giancamillo Marrone abbiamo ideato questo intervento a Chitiscalo in un'area importante nelle aree laterali di Via Pescara. Sarà un edificio che conterrà 250 posti a sedere, un buon numero di spettatori, un largo palcoscenico di 12 metri per 9 metri e avrà una caratteristica anche architettonica di paesaggio urbano, nel senso che durante l'atmosfera notturna l'edificio si illuminerà nella sua totalità attraverso un sistema studiato di illuminazioni LED proprio in corrispondenza dell'attuazione degli spettacoli, quindi sarà un punto di riferimento che in quell'area di Via Pescara manca per questo. Le caratteristiche interne? Le caratteristiche interne saranno soprattutto dell'ordine che saranno rivestiti completamente in legno sia le gradonate sia naturalmente il palcoscenico e con pannelli acustici laterali per l'ottimizzazione dell'impatto sonoro dei teatri. Il tetto del nuovo teatro ospiterà i pannelli fotovoltaici perché una degli obiettivi è quello di realizzare un teatro ad alta valenza di ecosostenibilità e di risparmio energetico. Un nuovo punto di socializzazione anche per le scuole? Sì, è un importante punto per le scuole perché attualmente le scuole non hanno nella vallata spazi idonei per le loro attività di socializzazione, per poter accogliere i genitori, il pubblico che normalmente accorre numerosi, no, attualmente non ce ne sono. Dal 2008-2000 avevamo una sede in via Marino del Caramanico dove facevamo attività laboratoriale per lo più e spettacoli all'aperto perché avevamo uno spazio verde. Dal 2008 siamo riusciti a creare questo spazio piccolo Teatro dello Scalo insieme grazie alla disponibilità di un imprenditore. Cosa significherebbe per voi questo teatro? Questo significa per noi, c'è una massima che mi piace molto, lavorare e contribuire affinché si lasci il mondo in maniera migliore.